Buongiorno a tutti, volevo fare una piccola recensione di questa scatola carica orologi Modalo, acquistata su Amazon, visto che in giro ci sono poche informazioni, quindi volevo condividere con voi questo nuovo acquisto. Allora, la scatola si presenta molto bene, è molto compatta, funziona anche a batterie. Il modello 271081, istruzioni in italiano, molto minimal le istruzioni, però si capisce. Batterie monta le torce, non le più grandi, quelle un filo più piccole. Sulle istruzioni non menziona il modello delle batterie, però sono quelle che di solito vanno negli scaldabagni elettrici, quelli che hanno la fiamma pilota che si accende automaticamente. Ha il suo alimentatore con la presa italiana e poi, che adesso in questo momento è attaccato al muro, molto molto compatto l'alimentatore, si può dire come quello di un cellulare. Il filo è buono, non è male la qualità. Poi ti danno questo adattatore che a noi credo proprio che non serva. Poi ti danno il panno, una card. A me è arrivata senza una fattura, senza niente, perché il venditore non era Amazon e la garanzia è in bianco. Grazie. Vabbè. Come dicevo, istruzioni sono presenti anche in italiano. Molto minimaliste, rifatevi al modello G100, rifatevi al modello G100, anche se qui è un doppia carica, qui è un carica singola, comunque questi qui corrispondono, già verificate. Allora, la scatola personalmente a me è arrivata con un difetto estetico, si vede qua sopra, però ho deciso di tenerla perché non avevo voglia di rispedirla indietro. Comunque ho contattato il servizio clienti, Amazon sempre impeccabile, erano pronti a farmi immediato il rimborso e poi avrei dovuto rieffettuare l'ordine e lo avrei rispedito indietro, tutto a spese di Amazon. Allora, la scatola si presenta bene, io l'ho trovata su Amazon in due versioni, versione carbonio e versione Mogano, dicono loro, legno, insomma. Beh, io ho scelto questa qui perché il finto legno aveva un colore che non mi piaceva affatto. Allora, dietro queste etichette le ho fatte io con una Dimo, perché ovviamente loro te lo mettono senza e quindi tu devi un po' arrangiarti a ricordarti i vari programmi. Quindi io me li sono segnati, uno è off, due senso orario 900 giri, 3 senso antiorario 900 giri giornalieri, 4 orario antiorario 1700 giri, 5 orario antiorario 900 giri, 4 ore di funzionamento, 8 ore di pausa. Questo si stacca, non lo stacchiamo perché con una mano sola poi faccio fatica. Allora, funziona molto bene. Adesso mettiamo uno, è molto silenzioso. Non è male. Vabbè, adesso guardarlo girare non è che mi interessa. Sì, l'orologio si sgancia premendo qui, premi, scusate, e premi qui e lo sfili. Ora io ho messo due feltrini, due spessori, perché faceva rumore. Praticamente questo qui dondolava un pochettino. Io ho tutti i orologi abbastanza pesanti, ora questo è il più leggero, e quindi sentivo un crack crack, pensavo fosse il meccanismo, quindi ero già un attimino in paranoia. Invece poi mi sono accorto che questo qui è un po' plasticoso e dondolando faceva un rumore pazzesco. Allora ho messo questi due sottilissimi feltrini che per giunta fanno anche un po' più da guida quando infili il portaorologio e niente, adesso non lo fa più.
La parte posteriore non si vede tanto bene a causa di... Ecco qua, la parte posteriore è a molla, quindi tiene sempre l'orologio tirato, qualsiasi misura di polso voi abbiate. Lo rimetto a posto. E niente, io l'ho presa, l'ho pagata intorno ai 100 euro, e comprese le spese di spedizione. A parte il difetto sopra e il fatto che questo qui dondola, comunque è il fatto che non abbia dietro neanche dei numerini 1, 2, 3, 4. Se siete un attimino in grado di arrangiarvi, direi che non è male. E i programmi sono ottimi, adatti, diciamo, a tutti i tipi di orologi, carica singola, oraria, non oraria o doppia carica. Orologi magari con molte alternanze, quindi secondo me è un buon prodotto. Questa è la mia prima recensione, quindi abbiate pazienza e niente. Ciao a tutti.